certamente è necessaria una riforma generale del codice degli appalti, dei servizi pubblici e di tutte le norme che si sono affastellate in questo paese nel corso del tempo, che di fatto in alcuni casi, nella migliore delle ipotesi, legano le mani alle amministrazioni comunali, nelle altre casi creano l'alibi e diciamo le zone d'ombra dove si annida la corruzione. Dopodiché io penso anche che siccome il PD governa Roma e siccome abbiamo la fortuna di avere il presidente nazionale del partito qui, noi dobbiamo legare anche delle cose che si possono fare a Roma con le riforme nazionali. Allora, io ho fatto l'amministratore locale, adesso meno male che se ne sono Franciotti, perché dirò delle cose che lui si sarebbe arrabbiato tantissimo, però io penso che già un primo grande equivoco che noi dobbiamo rimuovere, facendo anche mia colpa, perché siamo arrivati a votare la delibera di Alemanno sul decentramento, vorrei dire, perché il decentramento a un certo momento è diventata, diciamo, come dire, giustizia, libertà, democrazia, decentramento, invece è stata una grande truffa. Cioè, noi abbiamo votato una delibera, cioè io non ho votato, non mi presentai in consiglio e combattei strenuamente contro questo grande errore. Abbiamo votato per cancellare la delibera Pannella, che era un'ottima delibera, e che non a caso non prevedeva ad esempio la gestione da parte del municipio di Ostia delle spiagge, perché evidentemente Pannella a quel tempo pensava che le spiagge sono di tutti i romani, non sono solamente di quelli che abitano ad Ostia, perché come dare se no i fori imperiali alla presidente del primo municipio. Quindi, prima cosa, diciamo, le cose che bisogna fare, perché poi si possono fare le leggi migliori del mondo, ma noi dobbiamo sconfiggere la corruzione, che è incoraggiata da leggi sbagliate, ma che può essere presente anche con leggi fatte benissimo. Allora, noi dobbiamo andare nella direzione dell'open data, cioè bisogna mettere tutto online. Questo non è che serve una riforma nazionale, bisogna mettere online tutto, dall'appalto per le strisce pedonali, che spesso sono allungate con l'acqua raggia, non si capisce perché a Ostia le strisce pedonali durano 4 mesi, 5 mesi e poi si scancellano completamente, ai grandi appalti. Dobbiamo fare come ha fatto Zingaretti in regione, la centrale unica degli acquisti, bisogna fare le stazioni uniche appaltanti, cioè il decentramento non c'entra niente col fatto che è sbagliato, che gli uffici tecnici dei municipi, in cui spesso, diciamo, io non voglio rispetto il lavoro di tutti, però diciamo, lo ha detto Sabella, che ha trovato una preparazione amministrativa in questo municipio pessima. Non possiamo spezzettare in 10.000 rivoli la spesa ad esempio del comune di Roma. Gli appalti devono esserci un unico ufficio che si occupa di appalti, anche gli appalti a livello di municipio, poi l'ufficio tecnico del municipio fa i controlli. Invece oggi che succede? Che ci stanno due persone che fanno i controlli sulle aperture cavi e su altre cose delicatissime su un territorio più grande del comune di Milano, e tutti che hanno il loro piccolo centro di potere. Questo non è una cosa possibile. Quello che ha detto Orlando, che il grande alibi di noi politici, cioè che gli uffici sono uffici, i politici sono politici, è vero, però fino a un certo punto è vero, perché per come sono organizzati oggi i municipi, i consiglieri municipali eletti con le preferenze cercano immediatamente, cioè il sistema è organizzato in modo tale che cerchi di costruire rapporti di collaborazione con gli uffici per poter dare delle risposte ai cittadini che ti hanno votato. Io quando denunciai durante la giunta Alemanno che in 9 mesi erano stati dati con le somme urgenze 32 determinazioni dirigenziali, ribassi medi del 5% per lavori che se si faceva la gara c'erano ribassi del 30-35%, abbiamo speso 16 milioni di euro senza fare le gare d'appalto, uscì fuori mesi dopo, cioè allora lì dice è stata la responsabilità degli uffici, ma la politica ha la responsabilità di dare degli indirizzi chiari. Il consigliere che ha preso 500 voti, o ci deve essere una responsabilità che fa direttamente capo al sindaco? Bisogna avvicinare o allontanare gli interessi? Io credo che noi siamo Roma, poi se questo deve diventare il grimaldello per aprire la partita di Ostia Comune, io con Ostia Comune sono contrario, però diciamo accetto tutte le discussioni. Col Comune è un altro discorso, ma nel momento stesso in cui noi siamo una parte di Roma, le spiagge sono un grande asset strategico della città di Roma, ci sono l'affaccio di Roma al mare, quindi almeno il capoverso che parla delle spiagge, della delibera di Alemanno, ci vogliono 2 settimane, si porti una delibera di un solo articolo in Consiglio Comunale e ricostituisca l'ufficio del litorale a Roma. Adesso questo
come era una volta. Io c'avevo, ma no, ma di più di come era una volta, di più di come era una volta, perché se vogliamo dirla tutto, io quando ho governato il municipio l'ufficio spiagge stava a Roma. Poi questo di per sé non è una garanzia che le cose non funzionino male, e io c'avevo la gestione delle spiagge libere, cioè di un 20% diciamo del tratto urbano, esclusa Capocotta e Castelporziano, che era sempre Roma. Allora io penso che le spiagge debbano essere governate in modo unitario e devono fare capo a Roma, sentito anche il municipio. Io non dico di togliere completamente un ruolo di controllo al municipio, però io ho visto i sorci verdi quando sono diventato presidente nel 2006, alla dirigente del servizio spiagge del municipio gli hanno squarciato le ruote della macchina. Sono diventato presidente a maggio con un bando per il riaffidamento delle spiagge che aveva fatto Bordoni, e con le cooperative sociali che avevano vinto il bando di Bordoni, che mi sono a maggio venuti a riconsegnare le chiavi, che non volevano le spiagge. Non so se è chiaro. Perché non le volevano? Perché sulle quelle spiagge ci stavano i parenti di quelli arrestati con l'operazione Alcomarzio del 2003, che continuavano abusivamente ad affittare i lettini. Noi, chi mi seguiva a quel tempo lo sa, abbiamo i sorci verdi ci hanno fatto vedere per fare il nuovo bando. Abbiamo dovuto convocare un consiglio straordinario e denunciare che c'era la mafia, col prefetto di Roma Achille Serra che ci ha detto che eravamo dei cialtroni e che eravamo degli irresponsabili perché dicevamo che c'era la mafia, e abbiamo dovuto far venire qui, grazie a Tano Grasso, il sottosegretario, allora al sottosegretario agli interni, per dare le spiagge, per togliere la spiaggia a Triassi, che poi si è andata a mettere sulla concessione delle suore, per togliere le spiagge a quelli di Nuova Ostia. Voglio dire, però se a me mi avessero detto al tempo il bando lo facciamo a Roma, io sarei stato anche più tranquillo, perché non è che uno deve forza fare l'eroe. Io credo che anche per un tema delicato, cioè relativamente agli interessi che la magistratura ha detto che ci sono sulle spiagge, è così. Per quanto riguarda il coinvolgimento dei cittadini, noi avevamo avuto un'idea che poi non siamo riusciti a realizzare, perché il secondo mandato di direttore, intanto diciamo, si è messo Sabella, Marino, Orfini nelle condizioni di interloquire con la riforma del demanio marittimo che si sta facendo a livello nazionale, perché c'è in preparazione una riforma nazionale sul demanio marittimo. Non è vero che si vuole sdemanializzare tutto il costruito, ma si sta ragionando su questioni singole, relative, come l'esempio che ho fatto io prima, cose su cui comunque si può discutere, perché non è che l'edificio a Piazza di Spagna se può vendere, un ristorante che sta vicino al mare se può vendere. Adesso non è quello il punto. Il punto è che sul tema della Bolkestein la decisione la deve per forza prendere il governo nazionale, ovvero la deve prendere la Corte di Giustizia Europea, a quale adesso sta la decisione del governo di prorogare al 2020. Io non sono d'accordo con Peter, cioè mi andrebbe bene la proroga alla fine del 2015, cioè noi abbiamo bisogno di alcuni mesi di tempo per prepararci a fare le gare, perché se per assurdo le gare le dovessimo fare domani mattina, noi dobbiamo rimettere a gara tutto, perché la regione dal 1993 non si è dotata di una legislazione sul demanio marittimo. Noi nella legge 13 del 2007 ci abbiamo ancora scritto che c'è il rinnovo automatico sulle concessioni demaniali, non so se vi rendete conto di che stiamo a parlare, quindi non c'è niente. C'è una legislazione che fa ridere perché c'è scritto rinnovo automatico, non c'è come hanno fatto in Toscana, in Emilia Romagna, in Puglia, in Umbria, cioè non c'è il piano di utilizzazione regionale degli arenili, c'è un regolamento che è il regolamento 11 del 2009 che fa ridere anche quello, perché non è chiaro sul tema della pubblica fruizione. Devo dire che non è chiara neanche la norma nazionale, caro amico dei radicali, perché è su questo dobbiamo fare la battaglia anche in Parlamento, perché non è sufficiente l'articolo della finanziaria di Bonelli del 2006, perché nel codice della navigazione, questo io se volete vi do tutti i pezzi di carta che facciamo, no non è interpretazione, però è una cosa molto importante questa, nel codice della navigazione, cioè, non è prevista la possibilità per un qualunque comune d'Italia di dare una concessione demaniale marittima senza garantire al concessionario l'uso esclusivo della spiaggia. Questa non è un'interpretazione, è scritto in modo chiaro. La legge 106 è successiva, quindi ha abrogato il codice che è del 41. Guarda, io voglio invitarvi a fare una roba. Comunque, adesso, mercoledì in regione per invitano a concludere.
e io posso dare la documentazione, l'ho già mandata in realtà, però la possiamo mandare anche a chi si è iscritto a questo gruppo di lavoro. Iniziamo la discussione su una legge molto importante, perché noi riformiamo le norme regionali sul demanio marittimo, in cui la cosa più mediatica che è uscita fuori è questo limite minimo del 50% di spiagge libere e spiagge libere attrezzate che deve avere ogni comune. È l'obbligo per i comuni, il divieto di rilasciare nuove concessioni quando hai già superato il 50%, e l'obbligo per i comuni che hanno superato il 50%, che sono 6 o 7 tra cui Roma nel Lazio, di riportarsi sotto il 50% con il proprio PUA, cioè con, perché poi i comuni devono fare un PUA che è confacente alle disposizioni regionali. Ma ci sono altre cose molto importanti, perché noi leviamo, abroghiamo l'articolo che nella legge attuale della regione, la 13 del 2007, che dice rinnovo automatico, che è l'articolo 46 o 47 della legge 13 del 2007. Sì, però facciamo pulizia, perché eliminiamo un motivo di ricorso. Cioè, io poi ripeto, su questo ben venga la collaborazione di tutti, però diciamo è una cosa molto importante. Subito dopo, facciamo il PUA e il regolamento. Il problema di Ostia, secondo me, io condivido non totalmente, cioè io non condivido la polemica sull'ordinanza di Marino e su quello che sta facendo Sabella, perché sono testimone oculare che adesso ci hanno paura veramente, e quindi gli episodi di bullismo da parte dei gestori degli stabilimenti balneari si sono quasi del tutto azzerati, io l'ho visto con i miei occhi. Azzerati no, ho detto quasi del tutto azzerati. Facciamo finire. Non condivido, quindi io considero molto positiva questa fase, ma il problema vero di Ostia, su questo condivido, non è l'assenza dei varchi. Il problema grave di Ostia è il totale squilibrio che c'è tra la parte urbana, in cui sono quasi tutti stabilimenti balneari, quindi il lungomuro, e la parte, diciamo, delle spiagge libere attrezzate, che è fuori dal tratto urbano. C'è un comma della legge regionale che approveremo a partire da mercoledì, che prevede l'obbligo non solo di avere minimo il 50%, ma i comuni devono fare gli ambiti omogenei, in ciascun ambito dei quali ci deve essere una percentuale minima di spiagge libere. Quindi noi creiamo questa norma, l'abbiamo fatta anche con Sabella, noi creiamo le condizioni non solo di avere il 50% di spiagge libere, ma di avere anche una distribuzione equilibrata delle spiagge libere sulla Ostia e anche negli altri comuni dove questo problema c'è. Io penso che noi dobbiamo sviluppare l'economia del mare, cioè la questione che bisogna dire con grande chiarezza è che il Partito Democratico ha azzerato la sua classe dirigente qui, ha fatto un atto di coraggio molto forte. E questo però non è, siccome non è il Partito Democratico il responsabile di quello che è accaduto qui, perché come probabilmente ci diranno le inchieste, c'è una situazione che nasce nell'economia e poi arriva alla politica, che ha determinato un guasto dal punto di vista così. Io penso che in modo altrettanto netto ed esplicito bisogna dire, io lo sto dicendo in tutti gli incontri che faccio in regione, che anche la restante parte della classe dirigente, quindi gli imprenditori, devono cambiare la loro rappresentanza. Devono cambiarla in modo radicale, come ha fatto il PD, e poi si inizia a discutere, perché non ci sono gli uomini adatti a tutte le stagioni e ci sono delle persone per bene. Io ho incontrato balneari di Fiumicino che vengono dall'Emilia Romagna, che hanno fatto dei modelli anche innovativi di offerta al balneare. Cioè, il problema è che questa rappresentanza dei balneari non è vero che tutela gli interessi dei balneari. Non credo che l'interesse di Elmi e Battistini sia quello di restare con le reti da polli e tutto il muro, perché se quei due stabilimenti vanno giù e si fa una riconversione, che noi prevederemo nel PUA, perché normeremo la demolizione e la ricostruzione di impianti, un modello innovativo, tutto aperto, con una offerta 365 giorni l'anno di servizi, i fatturati di questi impianti moderni aumenterebbero, non diminuirebbero. Quindi noi dobbiamo, cioè, qual è il punto rispetto al quale non ci dobbiamo far intrappolare? Noi non ci dobbiamo far intrappolare in una discussione ideologica che tende a contrapporre un modello di sviluppo a una esigenza pur legittima di natura ambientale. In questo caso l'esigenza di natura ambientale coincide con l'esigenza economica. Cioè, se si va verso un modello più moderno di offerta balneare, di apertura totale e anche di riconversione delle cubature che non sono più utili, a Fregene l'80% delle cabine sono sfitte. Allora, che ci vuole a fare un accordo con i balneari di Fregene per fare? Ho concluso. Quindi, da questo punto di vista, ci sono molte cose che ci dividono dal Partito Radicale, dalle battaglie del Partito Radicale, tra PD e Partito Radicale, ma ci sono anche molti punti di contatto su questa cosa, perché voi avete un'impostazione liberale in economia e io credo che ora o mai più, cioè le scelte che si faranno a livello regionale, a livello comunale, nei prossimi 12 mesi,
ci sono le condizioni che non c'erano 10 anni fa, perché 10 anni fa c'era il rinnovo automatico per legge, ci sono le condizioni per cambiare davvero il modello e far crescere la città turistica. Perfetto. Paolo, grazie.